Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. 45 anni, ho vissuto 12 anni in questo letto e sono impiegato in un'azienda privata. Ho salto male alle spalle. Io faccio parte di alcune associazioni di volontariato da un po' di tempo. Da 25 anni sono socio di Amnesty International, di Intese, da 20 anni di Alto Consumo, sempre da 25 anni Amis, Aido, Atmo. Dal 2003 sono socio di Banca Etica e per Banca Etica faccio anche parte del CIT, che è il gruppo di iniziativa territoriale che sviluppa le attività qui nel provincia di Treviso, e gestisco anche la pagina Facebook appunto del gruppo di Treviso. Dal 2008 sono socio di Alta Economia e della cooperativa Pace e Sviluppo qui in Treviso e di Greenpeace. Dal 2009 sono iscritto al Movimento Amico Solidale e alla banca del Tempo di Maserata. Dal 2007 al 2009 sono stato socio dell'Associazione Famiglie Italiane e ho seguito una pagina della loro rivista bimestrale, pagina che era dedicata appunto alla tutela dei consumatori. Ho sottoscritto e contribuito economicamente alla TV indipendente Pandora e alla Wikimedia Foundation. Wikimedia sarebbe praticamente Wikipedia, l'enciclopedia libera online. Dal 2003 sono vegetariano per coerenza e dal 2012 sono membro attivo, quindi creditore del social lending Kiva, che sono quelle strutture che danno prestiti a persone fisiche nei paesi in via di sviluppo senza intermediazione bancaria. E le mie opinioni personali le ho scritte 3-4 anni fa, prima di candidarmi, ho scritto nel mio sito e chi fosse interessato c'è una sezione che si chiama Nei Credo e l'ho pubblicata appunto 2-3 anni fa. E infine gestisco sempre su internet, su Facebook, una pagina che si chiama Etica Sì Grazie, è una pagina dedicata a parlare di etica nel mondo dell'associazionismo e dell'imprenditorialità. Allora, per quanto riguarda il movimento, io l'ho conosciuto dall'inizio, ho conosciuto Davide Borelli, che è consigliere comunale che ha Treviso molto prima che si candidasse. 2 anni fa Borelli mi ha chiesto se era disponibile per Preda, perché naturalmente si sapeva che sarebbero arrivate le elezioni, ho semplicemente detto sì, sono disponibile. Serve il movimento perché in questi anni ho sempre verificato la coerenza tra quello che dicono e quello che fanno, tra quello che dice e quello che fa. Quindi ovviamente credo nelle idee e nei principi di fondo che sono espresse nel programma che è online da 2 anni e nella carta di Firenze che è online anche da 2 anni. La formazione della lista è molto semplice, ci sono solo due requisiti: essere incensurati, quindi avere la fedina penale pulita, e non essere iscritti a partiti. In poco tempo qui a Breda abbiamo iniziato a ottobre dell'anno scorso, totalmente da zero. In poco tempo abbiamo fatto sulla lista, che è estremamente eterogenea, perché andiamo dall'avvocato all'operaio, dal dipendente pubblico all'imprenditore privato, dall'imprenditore al giovane che purtroppo, ahimè, due settimane fa ha dovuto emigrare in Inghilterra perché qui non trova lavoro. Laureato, molto competente, molto capace, molto intelligente, ma qui in Italia non trova lavoro. Tutte queste persone semplicemente si sono messe assieme senza ideologie e hanno finanziato di tasca propria la campagna elettorale che si è costata 150 euro in pure spese di stampa. 150 euro più 30 euro per la precisione di spese di spedizione. Quindi per il finanziamento del computer dei partiti la risposta è semplicissima, siamo totalmente contrari. Il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento che 2 anni fa alle elezioni regionali ha rifiutato appunto il rimborso elettorale, il rimborso che ammontava a 1,7 milioni di euro. Li abbiamo rifiutati, questi soldi sono stati assegnati pro quota agli altri partiti che ovviamente si sono ben guardati da limitarsi. Per noi la politica è passione e impegno civile, per gli altri partiti giudicate voi, mi sembra che i soldi siano l'obiettivo. Io dico una cosa sola, se voi votate il Movimento 5 Stelle date un segnale forte a Roma, un segnale che dice siamo stanchi di darvi soldi e di non avere nulla in cambio. Vogliamo un soggetto politico che faccia politica gratis. Noi ci troviamo, tutte le volte ci troviamo in termini di cassa, semplicemente la campagna ce la siamo finanziati in questa maniera. Finisco. Quindi intendi, assolutamente, bravissimo. E poi ci saranno modo di tornare su alcune cose sicuramente.
parli sempre.